Aprite le finestre, ascoltate la nostra voce! Evitando vicende paradossali e inaccettabili, come quella dell'IMU sui terreni agricoli. Il coordinamento di Agrinsieme oggi in tre piazze a Roma. Sì, per rappresentare proprio la necessità di un'attenzione diversa al mondo agricolo, un'attenzione che non si focalizza solo sul Ministero dell'Agricoltura, ma che deve essere estesa a tutta la compagine istituzionale e politica. Per questo ci rivolgiamo al governo, ma direi di più, allo Stato, perché l'agricoltura è un settore che non va semplicemente aiutato, è un settore che va tenuto in debita considerazione. Certo, i temi sono tanti, dall'IMU, ma anche la fine del regime delle quote latte, che ha bisogno di risposte e di normative adeguate, e più in generale un'attenzione ad un modello di impresa che rappresenta Agrinsieme e che dice le risorse devono andare alle imprese e non ai corpi intermedi, come nel caso dell'ultima riforma della politica agricola comunitaria, in cui si distinguono i produttori di latte tra quelli che aderiscono ad AIA e quelli che non aderiscono. Garantire massima flessibilità e tolleranza per il non rispetto del greening. Approvare rapidamente i piani di sviluppo rurale. Abbiamo questa nuova tassa sui terreni agricoli che è un peso forte da sostenere per l'agricoltura, che è già abbastanza penalizzata e non si riesce ad andare avanti. Siamo qui per dire no e per dire al nostro caro governo che venga a vedere che cosa facciamo nelle nostre aziende. Chiediamo che gli strumenti di lavoro non vengano tassati, ma venga tassato il reddito, come è giusto per tutti. È una vergogna tassare la terra, è una vergogna, è un furto aggravato. Nonostante la mia giovane età, riconosco che oggi qui stiamo ancora a combattere per un settore morente, un settore, io sono arrabbiato perché i nostri giovani, quei pochi che si ripiegano in agricoltura, che hanno bisogno di sostegno, di coraggio, il trampolino di là, invece si mettono le leggi a tagliare le gambe. Utilizzano molto il termine dei giovani e del ricambio generazionale e non capiscono a volte che veramente il futuro siamo noi. E dunque è fondamentale puntare anche sui giovani, perché se non c'è il ricambio generazionale tutto andrà perso. Noi oggi concludiamo, o perlomeno portiamo a Roma, una manifestazione che ha girato tutta l'Italia. Decine di migliaia di agricoltori hanno manifestato in queste settimane davanti ai palazzi delle istituzioni di tutte le regioni d'Italia per manifestare il nostro disagio rispetto ad un sistema che non tiene conto degli sforzi che l'agricoltura sta facendo per questo paese, anzi, oltre a non tenerne conto, continua a vassarlo con una fiscalità iniqua, ingiusta e di cui l'IMU è un esempio lampante. Oggi è l'ultimo giorno di scadenza per il pagamento dell'IMU. Noi crediamo che molti agricoltori non andranno a pagare, non perché vogliono disobbedire, perché non hanno le risorse per far fronte ad una tassa che noi da mesi diciamo deve essere eliminata. Questo è quello che chiediamo al governo.